il 27 giugno insieme agli altri fratelli abbiamo deciso di fare il passo. Diciamo che è una data per certi aspetti per me anche indimenticabile, perché è il giorno prima del mio compleanno. Vero che la battuta tra i fratelli era: vabbè, è il regalo di compleanno che domani per gli anni ti faremo, ci faremo, insomma. Quindi questo ancora non eravamo entrati nel possesso delle azioni societarie, che è avvenuto il 7-8 luglio, insomma, dal punto di vista formale e ufficiale. No, è un vero piacere, sia per la città, sia per i tifosi e sia per tutti, e cercare di dare un contributo veramente sostanzioso a questa città che di calcio vive, spera e vuole tanto. Era doveroso da parte di un gruppo imprenditoriale che è nato, cresciuto in città, diciamo, era arrivato il nostro tempo, insomma, quindi dovevamo intervenire per il bene della collettività, che in questo caso è il bene della squadra. Nel 1958-59 sale alla presidenza colui che verrà poi conosciuto da tutti come il presidentissimo, ovvero Nicola Ceravolo. Il primo grande successo giunge però nella stagione 58-59, la storica promozione in B. Per la prima volta dopo la riforma dei campionati professionistici viene raggiunta il 6 giugno del 59 a Roma contro la Fedit. La città capoluogo conosce giorni di festa e di gioia infinita. Ricordo che è stato l'anno più bello da quando sono catanzaro, nel senso che abbiamo vinto la promozione. È stato un campionato tiratissimo, perché c'era anche il Cosenza, e al quale fino all'ultimo è stato in grado di impegnarsi a fondo. Ricordo la partita di Fedit a Roma, quando abbiamo pareggiato, che lì è stata la promozione. Il tecnico era Pasinati, un allenatore che ti dava una carica umana impressionante, che andavi in campo e non vedevi più nessuno. E la formazione era la formazione che, io ripeto, è stata una delle migliori che è stata a Catanzaro in senso assoluto. Con in porta Massi, terzini Bonari, Raise, e frontali Bigagnoli, Costi, il sottoscritto, e Rambone, Florio, Fanello, Scroccaro, Gersitic. E quando dalla curva un grido in alto si alzerà, lo stadio giallo-rosso canterà Serie B, Serie B, Serie B, Serie B, il Catanzaro in Serie B. Thank you.
E benvenuti sul TG Giallo Rosso. Oggi è una giornata importante perché, oltre ad essere la festa del papà e di tutti i papà, è una data storica per il nostro Catanzaro. La conquista della Serie B è a un passo. Vorrei dedicare questo mio TG giallorosso a tutte le persone che non ci sono più. Loro ci guardano da lassù e guidano il Catanzaro verso la vittoria. Confessiamolo, la gran parte di noi che oggi sarà all'Arechi a seguire il Catanzaro, di strada ne ha fatta poco. Da Napoli a Salerno in fondo è uno sputo. E invece no, di anni ne sono passati tanti, anzi tantissimi. Sconfitte, polvere, fango, non ci hanno fatto paura. Le vittorie, invece, ci hanno fatto volare più su del nostro caro Angelo Mammì. Ma oggi sarà diverso. Torneremo ad essere bambini, i pantaloni corti, un bondì, la scrima tra i capelli, i nostri figli, magari al nostro fianco, a raccogliere la fiaccola e una mano stretta a stringere la nostra, ma così stretta da far male il cuore. La mano di chi, in quel pezzo di storia strana che furono gli anni 70, ci insegnò a non rispondere alla maestra, a obbedire alla mamma, a non deludere gli amici, a giocare contro vento e a loro, solo a loro, ai nostri padri, che oggi, guarda un po', è il 19 marzo, dovremmo pensare per averci insegnato come si fa ad amare. Ai nostri padri, una dirigenza perfetta, una squadra unita, un bomber tifoso della propria squadra, un allenatore che non ha bisogno di aggettivi, a loro va il merito di questa impresa. Si può piangere per una partita di calcio? Credo proprio di sì. Quel 29 maggio del 2022 ero a Padova con mio figlio e ho pianto, un pianto di rabbia. Quelle lacrime di Pietro erano anche le mie. Una serata bruttissima, difficile, un film già visto tante volte. Amarezza mista a rabbia e tanta, tanta delusione. Poi la corsa veloce verso l'uscita, il rientro a Bologna in auto, con un silenzio surreale che faceva da preludio alla notte. Giunto a casa non riuscivo a prendere sonno. Provai a leggere qualcosa di diverso. Dopo un po' buttai quel libro. Allora provai con la TV, ma niente. La notte porta consiglio, dicono. Non è stato così. Non c'è stato bisogno di nessun consiglio. Nulla avrebbe scalfito la mia fede, neanche la più amara delle sconfitte. E quella notte ne ho avuto la conferma, perché ho avvertito il dolore di chi ama. Domani è un altro giorno, ho pensato. Tutto questo è normale per me. Tutto questo è il Catanzaro. E spiego il perché. Perché associo quei colori a mio padre e al mio meraviglioso passato. Perché il Catanzaro non è solo una squadra di calcio, è molto di più. È amore, passione, storia, amicizie mai tramontate, desideri, ricordi, dolori, pianti, sorrisi e persone che non ci sono più. Perché è un attaccamento alle radici,
che racchiude sentimenti che vanno al di là del semplice concetto di tifo, perché genera emozioni continue e non cambia nulla se non si vince, perché quelle emozioni, passata la delusione del momento, tornano a esplodere. È la natura, perché in quei colori ci sono i nostri tempi vissuti, i nostri affetti più cari. Un amore disinteressato e una forte difesa dell'identità che sono ancorate alle origini. Ed io ne vado fiero, soprattutto quando qui al nord, in questi ultimi anni, mi chiedevano: Piero, ma questo Catanzaro? Io alzavo le spalle e rispondevo: questo Catanzaro mi fa dannare, ma la fede è fede e nessuna sconfitta scalfirà la passione che ho per lui. Da quelle lacrime di Padova è partito tutto e oggi piango di gioia. Quel Serie B, Serie B alla fine di Catanzaro Avellino mi ha liberato dai fantasmi del passato, mi ha fatto tornare indietro nel tempo. Brividi e lacrime. Un tempo che ieri mi vedeva abbracciare mio padre, ma oggi mi vede abbracciare mio figlio. In mezzo ci sono due colori, il giallo della terra, il rosso del mio cuore, come recita il nostro inno. Oggi torniamo dove ci compete, per noi, per i nostri figli, per i nostri padri che non ci sono più. Oggi prendiamo il volo verso mete più prestigiose e a noi più consone. Oggi vinciamo per chi non c'è più, per loro. Loro che sono dentro di noi ogni giorno ed ogni giorno ci ricordano che lassù qualcuno aspetta il Catanzaro, proprio come recitava quel magnifico striscione del 1978. Buon onomastico, papà. Sarò a Salerno anche per te, che pochi giorni prima di Ascoli mi hai lasciato, e ci sarà anche il tuo Giuseppe con me. Sarà lui a rappresentarti e sarà lui a gridare al cielo: nonno, ce l'abbiamo fatta. Ecco perché piango di gioia, perché tutto questo non è una semplice squadra di calcio. Tutto questo è il nostro Catanzaro. Ascoli a Salerno. Salerno. Ok. 19 anni dopo. La vivremo insieme, Vittore. La storia si riscrive, Vittore. Da Firenze. Bene. Forza? Forza Catanzaro. Bravissimo. Sempre comunque. Fammi una cortesia, sta gonfiando. Da gonfiare, Victor. Amati gonfi. Amati gonfi. To be me, and everyone can see.
this place. And I'm gonna tell ya, don't hate me cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7. And I ain't never gonna stop. Felice, contento di aver potuto dare la gioia ai miei concittadini. È una giornata splendida, non ho parole perché sono ancora emozionato dopo aver vissuto quei, diciamo, 120 minuti, perché poi alla fine siamo rimasti in campo tutti a festeggiare a Salerno e non ho parole, insomma. È bellissimo, è stato bellissimo e devo ringraziare innanzitutto la città di Salerno che ci ha ospitati, dal questore al prefetto, a tutti, perché abbiamo dato la possibilità a 10.000 persone catanzaresi di poter vedere questo spettacolo. E niente, io sono emozionatissimo e ci aspettiamo ora domenica prossima tutti, perché ci sarà pure la premiazione da parte della Lega. Quindi verrà il presidente della Lega a consegnarci l'ambito trofeo e siamo tutti contenti. E poi è bellissimo vedere. Festeggiare. Bellissimo, tutto bellissimo. Stiamo godendo, stiamo godendo!
dà per concluso questa stagione bellissima. Uno di noi, Brighetti, uno di noi, ah, uno di noi. No, ma dove cazzo vai col piede da sole? Sono talmente belle queste persone, è un piacere stare qua e festeggiare qua, è una cosa straordinaria e ci meritiamo tutto questo. Festeggiamo perché abbiamo fatto un qualcosa di unico e straordinario e penso che ce lo meritiamo dopo l'anno scorso da semifinale di Padova. Se oggi la squadra fa tutti questi gol mi ha messo in condizione di fare tutti questi gol, quindi sicuramente è merito soprattutto anche della squadra. Devo dire che sono felicissimo perché io sono di qua e vedere la mia gente festeggiare così non ha prezzo. Guarda, non ho parole, è stato un anno emozionante con tante soddisfazioni e con questo sono stati sempre vicini dal primo giorno fino ad oggi, quindi anche oggi in circa 10.000 al Salerno è proprio una cosa bella, senza parole.
Gelbison e Catanzaro alla Rechi. I giallorossi ringraziano i cilentani e il comune di Salerno. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ci ha tenuto a ringraziare per la disponibilità concessa, così come il presidente giallorosso Floriano Noto. Di Antonio Ludovico e Vittore Ferrara. Quello che abbiamo visto alla Rechi di Salerno ha dell'inverosimile, come una bella favola a lieto fine. Un qualcosa che rimarrà impresso nella memoria di tutti e nella storia di questa società gloriosa. Un'intera comunità, la gente abbracciata, le lacrime, la gioia, i cori, i colori, poi l'apoteosi. 10.000 cuori festanti, 10.000 voci che urlavano a squarciagola, 20.000 mani che si alzavano e mostravano i vessilli giallorossi. Tutti uniti sotto un unico simbolo, l'Aquila Reale. Tutti uniti nel segno di un'identità ritrovata e difesa strenuamente. Questo è il magico potere di una comunità che varca i confini e riscrive la storia. Abbiamo abbracciato gente venuta da Milano, Roma, Zurigo, Londra, Mantova, Bologna, Ferrara, Torino. Abbiamo gioito con un'infinità di bambini, tantissime donne, colonie di adolescenti, uomini maturi che ricordavano antiche geste ed abbiamo pianto con loro. Lacrime di gioia, lacrime di un popolo che conosceva solo cocenti delusioni, lacrime di rabbia per la riconquista di ciò che gli spetta di diritto. È la piacevole sensazione che tutto ciò non l'abbia regalato nessuno, sia figlio del lavoro, della programmazione di una società e di un allenatore di cui andare fieri. Di una squadra che tremare il mondo fa, di una tifoseria unica e insostituibile. Questa è la sincera testimonianza di un pomeriggio di pura follia, di una partita che, naturalmente, ha visto la squadra di Mister Vivarini dominare la coriacea Gelbison dal primo all'ultimo minuto, di una gara vinta per 2-0 con reti di Bomber Gliammello, e siamo quota 23, e del Folletto Brignola nel finale, di un fraseggio costante, di una manovra semplice e fluida, figlia di tanto lavoro e, consentitecelo, di un manto erboso degno di questo nome. Ma questi rimangono dei dettagli, una meravigliosa cornice che incastonava un qualcosa che somigliava tanto ad un capolavoro. Alzati, popolo giallorosso, e varca i confini. La gloria ti aspetta e sarà un qualcosa che il TG giallorosso vi racconterà minuto per minuto, non lasciando nulla al caso e puntando sempre a quella vocina che esce direttamente dal cuore e supera ogni ostacolo. Grazie ragazzi, ci avete ridato il sorriso, avete riunito un popolo sotto un unico vessillo. Ci avete reso orgogliosi di voi. Non ci sono altre parole per spiegare un sogno che ora è diventato realtà e che ci proietta finalmente nel calcio che conta. Andiamo avanti così, con testa alta e schiena dritta. Il cammino ora è tracciato, non ci fermerà nessuno. Forza giallorossi, dopo Ascoli ecco Salerno. Troppo lunghi questi 19 anni, fallimenti, delusioni, play out, play off, tutto abbiamo sopportato senza mai abbandonare i nostri colori, che nel tempo si erano sbiaditi. Una lucida follia che di generazione in generazione ha visto gente crescere, emigrare, ma poi tornare sempre con la speranza di un futuro migliore. Una premessa è doverosa. Giù le mani dai nostri tifosi. In questo momento di festa è facile esaltarli, ma è giusto anche ricordare che ci sono sempre stati, anche dopo mille delusioni. Quale folle tifoseria invade una città in 10.000 con una trasferta organizzata in 2 giorni soltanto, facendo il record stagionale di tutti i campionati professionistici? Ora godiamoci la festa. La meritano questi ragazzi fantastici guidati da un maestro, Mister Vivarini, ed una società che con una giusta programmazione e con tanta pazienza sta riportando il Catanzaro dove merita di stare, solo e soprattutto per quello che abbiamo visto alla Rechi. Penso che un giorno così non ritorni mai più, riecheggia la canzone di Modugno nel TG giallorosso di Ascoli. Viste le premesse, questa volta, dopo 19 anni, siamo fiduciosi che rivedremo giornate simili molto presto. Può iniziare la samba. La storia continua. Numero 14 Scognamillo, numero 18 Piron, numero 23 Vigenti, numero 24 Sonas, numero 27 Van de Putte, numero 29 Biasci, numero 92 Situ, allenatore Vivarini Vincenzo, a disposizione dell'allenatore Vivarini Vincenzo il numero 16 Sala, numero 90 Grimaldi, numero
Teri Pertini, numero 6 Welbeck, numero 7 Rolando. Siamo bene, siamo, siamo. Grande vittoria Ferrari.
Oh,
sfegatato popolo che non ha latitudine, che non ha longitudine, finisce qua. Dopo 19 anni dall'ultima storica promozione, il Catanzaro torna in Serie B, batte la Gelbison per 2-0, Iemmello e Brignola proiettano il Catanzaro verso il prossimo campionato di Serie B, le Aquile spiccano il volo, un popolo in festa. Gelbison si congratula con la società OS Catanzaro Calcio per la vittoria del campionato di Serie C.
siamo riusciti. Vogliamo in Serie B. Thank you.
e deve essere un punto di inizio per una nuova, per un nuovo futuro insieme. Grazie a tutti. Tutto per restarci, l'esperienza serve a qualche cosa, credo io, e noi abbiamo delle idee abbastanza chiare per impiantare una squadra da poterci rimanere. Naturalmente nel calcio non è che tu dici fai questo e poi ottieni. Il calcio è per esempio quell'attività imprendibile e non sai cosa ti succede, ma ad ogni modo faremo di tutto per restarci.